Io vorrei, visto che questi cominciano a fare tutti questi segni strani, che sono maniaci questi qua, secondo me proprio stanno già pensando a quello che vanno i canali a tarda ora, mandiamo la sigla del meteo, perché voglio capire che succede, va? La mandiamo? Non la mandiamo? Non me la voglio mandare? Voglio la sigla, voglio. Non c'è la sigla. Allora fa lui, ma qui non si capisce più niente. Forza, sigla con Emanuele Boggi, stasera fa tutto lui. Quest'anno è una pacchia. Ah, la canzone che parla. È pieno inverno e non serve la giacca, ma la tengo appesa vicino alla porta. Vedrai che a marzo farà freddo per forza. Ripetevamo quel ritornello, che non c'è più la mezza stagione. La città sembrava un fornello, benché si fosse vicino a Natale. Io passeggiavo vestito da inverno e mi sentivo un pupazzo di neve. Già mangiavamo a fragole fresche e mi scioglievo tra sciarpa e sudore. Saranno le solite stagioni bizzarre, ma quest'anno rientrando in ritardo mi sa che si è perso l'anticiclone delle Azzorre. Chi diceva quest'anno è una pacchia, è pieno inverno e non serve la giacca, ma la tengo appesa vicino alla porta. Vedrai che a marzo farà freddo per forza. Oh, eccolo qui il nostro colonnello Sergei Max, un applauso anche senza la sigla usuale. Grazie. L'altra volta l'abbiamo retrocesso da colonnello a capitano, sergente, non so più, perché aveva sbagliato le previsioni. Oggi è in forma, sì. Prego, a lei, forza. In tempo in Italia ci sarà bello. Sicuro? Sì. Orario del vento ci sarà 71 km orari. È tanto? Forse il vento, moderato. Moderato? Sì. Poi? Le precipitazioni ci saranno al nord Italia. E qua a Roma, noi ci interessa Roma, che succede? Bel tempo. Sicuro? Sì. Il 19 maggio ci sarà brutto tempo a Roma. 19 maggio? Sì. Il 13 maggio che c'è l'evento al Cinema Aquila, che succede? Lunedì? Solo nuvoloso ci sarà. Nuvoloso? Sì. Un po' di pioggerellina, no? Magari poca. Ma magari, il professore vuole sapere, se no sposta, eh. Siamo al chiuso. Però la gente poi non viene se pioviccica. Ci vuole spuntare il sole. Ci dia la certezza, che cosa facciamo? Il 13 maggio, che succede? Non lo sappiamo. Tre. Bel tempo, brutto, bel tempo. Va bene. Vai Emanuele, vai. È già passato mezzo secolo scarso, come ho le foto del secolo scorso. È stato dato l'ok dall'astropilota Sergei. Saluti alla Terra, si parte per un altro pianeta. Buonasera, un saluto dal vostro Eufemiano Rodomeo Brengelli. In realtà qui io avevo preparato un'altra cosa, ma il tempo è poco, come dicono, fanno tutti segni strani. Qui c'è molta psichiatria e poca democrazia, devo dire, a vedersi in giro. Allora, prendendo spunto e parlando quindi di un'altra cosa, da quello che diceva la signora prima, vi volevo segnalare al cinema un film di Steven Soderbergh, Effetti collaterali. Steven Soderbergh sembra che questo sia l'ultimo film che fa, è un vero peccato perché è un ottimo regista. Il film parla appunto del abuso di psicofarmaci nella società americana, ci sta proprio gente che esce pazzo prendendo psicofarmaci. In realtà poi il film vira su uno psicothriller un po' noir e cambia totalmente, diciamo, destinazione, lido. Comunque è molto bello, ve lo consiglio. Veramente non so che altro devo dire, perché non avevo preparato molto su questo film, però ecco, c'è un'ottima Rooney Mara, Jude Law, Catherine Zeta-Jones, insomma, io dovevo avere questo, vi posso dire, il tempo è poco, io lo lascerei
agli altri. Ci vediamo la prossima volta. Effetti collaterali di Steven Soderbergh. Buonasera. E rieccoci qua, ci hanno tagliato così o altro. Allora noi siamo quasi arrivati ai saluti finali. Però a giugno, ma già alla fine maggio, faremo le puntate più lunghe, un'ora e mezza, due ore, ci ristendiamo. E qui questi fanno tutti questi gesti. Io li mando tutti a lei, signore dottore, professor, psichiatra, perché questi sono strani, sono strani. No, sono Dica bello. Qualche cosa per invitare al 13 maggio al Nuovo Cinema Aquila, così ci salutiamo. Ma incontrerete delle bellissime persone. Ma andiamo alla locandina? La dottoressa Canitano, l'avvocato Salerni, Giusy Gabriele, c'è tanta gente che Sandro Ricci, Evi Di Lara dell'Associazione Levante. Parlano bene questi? Li faremo parlare anche poco, diciamo, poco. Perché sono tanti. Poi ci ha promesso che facciamo pure un piccolo pezzo, facciamo vedere cos'è questa trasmissione. Proiettiamo sì, qualche minuto. L'abbiamo anche messo nel programma. Nel programma, il meglio di. Il meglio di. Così speriamo che qualcun altro ci veda. Presentiamo questa gente qui, così almeno lui comincia a fare le prime note per la sigla finale, gli altri che spopolano. Forza però, ragazzi, oh, non c'è Andrea, non c'è. Vogliamo fare, ma non vi dà da fare, dai. Fei di Castelnuovo di Farfa. Presenta pure loro, forza. Luigi Attanasio, presidente nazionale Psichiatria Democratica. Lisa Catinato, presidente dell'associazione Vita di Donna Ones, applausi! Mikhail Krasny, comandante il capo delle forze armate confuse in festa. Andiamo via te. Ciao! Ciao! Giovedì prossimo! Ci vediamo giovedì prossimo! Forza, io credo sopra col solaio si nasconda qualche spettro che ora vuole. Se mi capitasse che la notte mi ingoiasse, fate un buco nel soffitto e liberate. Se non son morto, loro vogliono me, sono qua per me. Non son pazzo qua, io rischio, loro vogliono me. Quando cala il buio versi strani dal solaio di animali macellati e maciullati. Se mi capitasse che qualcosa mi prendesse, se non fossi nel soffitto, salutate e dite a Nina l'amo ancora e voglio me. E mi porteranno via. No, non sono un pazzo, resto anche se un rischio questa.